Dopodiché arriviamo invece ai nostri preferiti, ok? A quelli di Luca che si era trasferito con Marta perché voleva capire se era vero, no? Che poteva fare esattamente quello che voleva. E a quanto pare era esattamente vero. Non Dom, ve l'ho detto prima, quindi non vi rifaccio un'altra volta la rava e la fava di che cosa significa non Dom. Dovete sapere che se andate lì, voi vi prendete la residenza fiscale e tendenzialmente. Cioè, è così, all'interno dell'Unione Europea lo potete prendere con una self-sufficiency, cioè con un'autonomia, con un'indipendenza economica, che non dovete neanche guadagnare milioni. Con 15.000 euro sul conto corrente, con un'assicurazione medica, io vi consiglio sempre una internazionale perché vi copre in tutto il mondo, voi andate all'ufficio ID di Malta, che si trova a Valletta, tra l'altro in una posizione, devo dire, di tutto rispetto, nell'arco di 30 giorni voi avete la vostra carta d'identità e siete fiscalmente residenti a Malta. A quel punto potete sfruttare una cosa che si chiama remittance basis. Che cos'è la remittance basis? È un principio anche qui di origine anglosassone, perché tutto. La remittance basis. Remittance basis vuol dire banalmente tutto quello. La differenza con quello territoriale qual è? Quello territoriale, a prescindere, se lo fai fuori dai miei confini, non ti tasso. Questi ti dicono, non ti tasso se lo fai fuori dai miei confini, se me lo porti in casa però lo tassi, perché si presuppone che comunque lo utilizzi, lo spendi da me per utilizzare i miei servizi, è una tua manifestazione di reddito, di capacità, di ricchezza e quindi io ti tasso. Quindi qual è il giochetto, evidentemente? Andare lì. Pagare qualcosina di tasse, che è una cosa che io consiglio sempre, cioè se vado in Inghilterra, probabilmente in ogni caso, anche se voglio sfruttare la remittance basis, mio consiglio, io ho una UK Limited, me la apro. Ma me la apro perché, a parte che costa pochissimo e fa di una facilità di gestione per chi di voi si è sporcato le mani con la contabilità e deve fare fatture tutti i giorni, e soprattutto la possibilità di dedurre spese personali, aziendali, con buon senso, per carità, non ti puoi dedurre insomma le signorine, no? Come si fa qua, però qualcosina insomma ti puoi dedurre con più facilità, quindi ha senso. In ogni caso, tutto quello che guadagni fuori invece non viene tassato. Ora, ci sono diversi livelli di difficoltà. La più difficile, perché è la prima, è quella inglese, è quella che quindi vi consiglio di prendere in considerazione solo se davvero volete andare a vivere a Londra piuttosto che nel Regno Unito, perché altrimenti diventa veramente difficile applicarla. Se invece avete bisogno di qualcosa, insomma, un attimino più smart, un attimino più flessibile, come per esempio il sottoscritto, vi consiglio Malta, perché non sono mai per più di 6 mesi nello stesso posto, vi consiglio Malta piuttosto che l'Irlanda, perché è davvero semplice, come dicevo, prendere una residenza fiscale e i criteri per mantenere questa cosa che si chiama non DOM sono bassissimi. Attenzione però, perché chiaramente le cose cambiano, vanno monitorate. Fino a 2 anni fa Malta ti permetteva di avere il non DOM senza chiederti una lira in cambio, oggi ti chiede 5.000 euro di base, proprio così. Ma il problema chiaramente deriva dall'appartenenza all'Unione Europea, perché poi c'è chi si va a lamentare, no, dalla Commissione e gli dice: ma perché quelli non praticano le tasse e noi invece sì? E quindi dal 2018, mi pare che l'atto parlamentare sia del 2018, anche i non residenti come me, ahimè, devono pagare 5.000 euro all'anno di tasse su un conto corrente estero, quindi anche non maltese, accumulato più di 35.000 euro in un anno, tendenzialmente ricavi piuttosto che dividendi. E lì chiaramente se la giocano con lo scambio di informazioni, no? Che voi direte: ma loro che ne sanno che io ho quei soldi? Ed è qui nasce tutto il problema del CRS, perché è nato proprio per monitorare tutti e farsi i fatti di tutti quanti. Ah, una cosa interessantissima, la Georgia, chiedo scusa se non sono fissato con la Georgia, non partecipa allo scambio di informazioni. Quindi, come dire, ancora per qualche anno mi potrebbe tornare utile, anche se adesso hanno chiesto di entrare in Unione Europea. Il Montenegro ancora non scambia informazioni, la Moldavia ancora non scambia informazioni, e che. Scusami. Il Paraguay sì, anche non scambia informazioni. Panama li scambia, Hong Kong li scambia, Dubai, chi lo sa? E quindi ritorniamo un attimo, se no non abbiamo tanto da vedere stasera, cerchiamo di farvi vedere il più possibile, anche perché il tempo passa, sono già le 8:30, possibile? Sì, aspetta. Ah, quando volete fare pausa facciamo così, me lo dite voi, perché sennò io vado avanti all'infinito. Quando volete un caffè o qualcosina, mi fermate, tanto finché non ci buttano fuori o non vi siete rotti i coglioni, rimaniamo qui. Che cosa ha fatto Mister Schumacher? Perché questo, cioè, perché noi l'abbiamo chiamato Paolo Rossi? Perché i principi che siamo, di cui della Flag Theory, della Flag Strategy, che pratichiamo, che vendiamo, insomma, in giro per il mondo, sono applicabili a tutti, no? E questo ci deve dare la misura
che, come dire, dell'opera di demonizzazione che si fa all'interno dell'Italia. Cioè, pare che non possiamo fare niente, che tutta è evasione fiscale, però tutti gli altri possono fare quello che vogliono. Non è vero, anche noi possiamo fare quello che vogliamo. È chiaro che cercare di, se dobbiamo trafficare in armi o in droga, è un altro discorso. Quello, insomma, che mia mamma è convinta con, insomma, che sia trafficante di droga. In ogni caso, che ha fatto Mister Schumacher? Se è andato in Inghilterra, perché la Germania evidentemente non è un bel posto, non so quanti di voi sono stati in Germania o sono tedeschi o hanno origini tedesche. Quanti di voi? Di dove sei? Però non ci vivresti. Quanti di voi gli piacerebbe vivere in Germania? Beh, quindi sei uno contro. Ok, per posto. Ci sono Quindi, delle agevolazioni anche là, eh. sì, ci sono delle ottime agevolazioni anche lì. Vabbè, per non parlare poi chiaramente dell'economia, se solo vogliamo parlare del mercato tedesco, io farei a cambio domani del mercato italiano con il mercato tedesco, già senza arrivare alle agevolazioni fiscali. Quindi sono assolutamente d'accordo lì. Anche lì ci sono tante, tante agevolazioni. Il problema della Germania è che è un exit tax, cioè quando tu te ne vai come persona fisica. Ecco, questa è una cosa di cui secondo me bisognerebbe riflettere e approfittarne finché c'è, perché siamo in Unione Europea. Se io me ne vado oggi a livello personale non devo pagare tasse, non c'è una cosa che si chiama exit tax. Domani potrebbe esserci, perché tante legislazioni in Germania c'è, in Spagna c'è, in Inghilterra c'è. Cioè, i tedeschi mi dicono, tu tedesco che paghi le tasse da me o comunque fiscalmente residente in Germania, se te ne vai io ti presumo comunque fiscalmente residente in Germania per altri 5 anni. Poi te la giochi, insomma, però è un casino. Tendenzialmente io ti tasso, poi vediamo se riesci a recuperare questi soldi. Questa cosa che invece noi abbiamo a livello aziendale, quando trasferiamo un'azienda, noi dobbiamo pagare una cosa che si chiama exit tax dall'Italia, non c'è però a livello personale. C'è chi parla di, come dire, di violazione di principi di trattato di funzionamento dell'Unione Europea, però insomma è una cosa che in questo momento ci interessa meno. Sta di fatto che già l'abbiamo a livello corporate, articolo 166 del testo unico, molto probabilmente per adeguarci a, come dire, a chi ha un po' più di potere di noi in Europa, la introdurremo anche a livello personale e lì saranno un po' di cazzi. Comunque, Mr. Schumacher se n'è andato, che cosa fa? Ha creato nel tempo una società che vende scarpe in tutto il mondo. Vabbè. Quindi lui, che ne so, ha aperto dei negozi fisici a Malta, Cipro, Svizzera, sono esempi come un altro, e vende scarpe in queste nazioni. Per vendere scarpe, avendo un insediamento fisico, ha dovuto costituire delle società, ha avuto l'intelligenza di creare una holding a Malta, un'altra volta Malta. È un caso in realtà, come dire, dopo faremo altri esempi. Una holding a Malta perché? Perché quando il dividendo mi viene da giù a su, quando il dividendo mi viene da Malta a Malta o da Svizzera a Malta, cioè da trading a holding, il dividendo non è tassato. Quindi è il primo risparmio fiscale. Ma poi che fa? Sfrutta questa cosa che si chiama non-dom. Cioè, con il suo milione di dividendo che si è portato nella holding company, non se lo distribuisce a livello personale, anche perché le aliquote sui dividendi in Inghilterra non sono basse. Ma se lo mette su un conto corrente in Svizzera, a Ginevra, dal suo private banker. Questo milione di euro, e di nuovo non è più difficile di così, non è tassato e non sarà mai tassato finché non se lo va a spendere in Inghilterra, come gli pare e piace.